Benvenuti alla Darsena Bellagio, un moderno ed efficiente refitting center del cantiere Cranchi che può ospitare yacht fino a 80 piedi di lunghezza. Ed è proprio da questa nuova location che oggi vi presentiamo Cranchi 78. Scritto per esteso, sempre in italiano, nel suono Cranchi 78 c'è il richiamo alla massima espressione del Made in Italy. Benvenuti a bordo! Ha debuttato al Salone Internazionale di Düsseldorf nel 2020 ed ha subito ottenuto un grandissimo successo. Nasce grazie anche alla consolidata collaborazione con lo studio di Christian Grande nel nostro centro studi e ricerche, dove progettiamo e ingegnerizziamo tutti gli elementi che compongono i nostri yacht. A partire dalle linee di carena di Aldo Cranchi, passando poi dalle strutture, gli impianti, gli arredi, per arrivare poi ai più piccoli dettagli. La nostra ammiraglia è un flybridge di 25,15 metri di lunghezza fuori tutto, per 5,56 metri di larghezza. Le linee del 78 sono fluide e senza spigoli segnati, trasmettono un naturale senso di equilibrio. Nelle scelte di design di Christian Grande non c'è nulla di eccessivo, forzato o aggressivo. Questo yacht può affrontare il mare in ogni condizione, con la sua carena perfetta, la prua alta e svasata e il capo di banda di falchetta pronunciato. Cominciamo il tour di questo fantastico yacht proprio dal flybridge. Qui sopra lo yacht regala grandissimi spazi all'aperto dedicati alla socialità e al relax. La stazione di comando del flybridge è composta da due plotter di Garmin da 22 pollici, joystick di manovra, manette elettroniche, autopilota, faro orientabile, VHF, caricatore wireless dello smartphone, stazione radio e tutti i comandi dei sistemi di bordo, racchiusi in un design pulito ed essenziale. In quest'area abbiamo installato due comodi divanetti, una va a bordo e una a tribordo, che offrono ben 4 posti fronte marcia. Subito a poppa dell'area di comando troviamo un prezioso divano a C, con tavolo da pranzo in tech, apribile a libro e regolabile in altezza elettricamente. Di fronte al divano, a babordo, si trova il wet bar, nel quale trovano alloggio il lavabo, due piani di cottura a induzione, il grill elettrico, un frigorifero, l'ice maker, oltre ai vani per riporre le stoviglie. A richiesta, per completare questa zona, si può aggiungere un mobile con la televisione a scomparsa. All'estrema poppa abbiamo invece un'area relax, che lasciamo alla libera interpretazione dei nostri armatori. Per garantire il massimo comfort, gran parte del flybridge è protetto da un tetto a lamelle che può essere regolato per lasciare passare solo la quantità di sole desiderata. E se l'ombra non bastasse, si può montare un B-mini microforato nero con due pali in carbonio. Scendendo dal lato di babordo, tramite una comoda e moderna scala, giungiamo nel pozzetto. Il pozzetto, sempre in tech, regala un aspetto molto elegante all'intera area, senza dimenticare la praticità. Quest'area può essere configurata dall'armatore con un tavolo in tech insieme pratico e prezioso. Sul lato di dritta troviamo un'ulteriore stazione di comando che ci permette di governare lo yacht durante le fasi di ormeggio. È disponibile infine la capottina con teli sagomati e cerniere per proteggere l'intera area del pozzetto dalla pioggia. Ed eccoci ora nell'esclusiva beach area del Cranchi 78, un vero concentrato di comfort ed eleganza. Raggiungibile in modo sicuro e agevole attraverso due scale presenti sia a destra sia a sinistra, la spiaggetta è dotata di un lift idraulico che può alzarsi, abbassarsi e traslare in avanti.
possiamo così alare e varare il tender e la moto d'acqua in modo agevole. Quest'area può diventare un'immensa terrazza sul mare con doccia, luci, radio e prese USB per la ricarica dello smartphone. Sotto la scala di sinistra troviamo gli avvolgitori elettrici della linea banchina, il riduttore di pressione per l'acqua e la seconda doccia. Mentre sotto la scala di destra troviamo la passerella telescopica a scomparsa. Andando verso prua si può apprezzare la larghezza dei trincarini con soltanto 2 gradini su tutta la lunghezza. Tutti i piani di calpestio esterni sono ricoperti in teak e l'altezza della falchetta unita al pulpito garantiscono la massima sicurezza delle persone anche in navigazione. A babordo troviamo la porta che dà accesso alla cabina equipaggio. A tribordo invece troviamo la porta di accesso alla plage di comando in cabina. Ed eccoci a prua, la terza zona conviviale dello yacht, composto da un divano a C, un tavolo in teak massello, un ampio prendisole, pronti a regalarci momenti di relax indimenticabili. Per ombreggiare quest'area è previsto un pratico bimini che si installa grazie a 4 moderni pali in carbonio. Qui non mancano i comfort, quali ad esempio un frigorifero, l'impianto stereo, il caricatore wireless dello smartphone e una serie di luci a scomparsa che garantiscono la possibilità di sfruttare questa zona anche dopo il tramonto. Il prendisole di oltre 2 metri di lunghezza è completato con degli schienali regolabili in 4 diverse posizioni. I cuscini del prendisole nascondono degli ampi storage per parabordi e cime. Completa questa zona l'area tecnica dedicata all'ormeggio. In questa zona troviamo la doccia, un innesto rapido della manichetta, l'imbarco dell'acqua e l'aspirazione delle acque nere e delle acque grigie. Gli oltre 150 anni di storia della Crank Yachts si riconoscono anche nei dettagli marini, come ad esempio la ricchezza di maniglie, tienti bene, gavoni distribuiti per tutto lo yacht, le zone ormeggio pratiche e funzionali e molti altri dettagli che vi mostrerò durante questo tour a bordo. Il nostro Crank Atelier ha scelto per questo yacht il colore Panama Supremo per lo scafo e la coperta, il nero lava per il T-top, mentre per l'allestimento degli interni il decor Firenze. Altri colori per gli esterni e altri decor per gli allestimenti interni sono visionabili sul nostro sito. Attraverso questo ampio portone scorrevole si accede nel salone del main deck. Il main deck è composto dal salone con un divano, il mobile TV e il tavolo a pranzo. Poi troviamo la cucina separata, il day toilet e la plancia di comando. L'iconico divano posto a destra si integra magistralmente allo stile del salone grazie ai suoi tessuti e colori armoniosi. Insieme alla preziosa libreria, posta sul lato di sinistra, viene composta una vera e propria zona living, luminosa e rilassante, grazie alla presenza di luce che entra dalle ampie vetrate laterali. Il 78 è arredato in questo caso con elementi della collezione Flexform, storico e dinamico brand di arredamento made in Italy, ma sono innumerevoli opzioni consentite dal programma di customizzazione della Crank Atelier. A prua della sala da pranzo, lato di tribordo, separata si trova la cucina, ben equipaggiata con frigorifero, forno combinato e piano induzione con 4 zone. Attigua la cucina, verso prua vi è la plancia di comando. Alla timoneria si accede da tribordo, direttamente dalla cucina, oppure da babordo, attraverso il corridoio. La plancia di comando è allestita in questo caso con 2 sedute singole della Besenzoni, regolabili elettricamente in altezza e in profondità, in modo tale da trovare la giusta posizione al timone.
Qui troviamo i tre plotter di Garmin da 22 pollici, le manette elettroniche, il joystick di manovra, l'elica di prua, il pannello degli interceptor, l'autopilota, il faro orientabile e il VHF. La crew può accedere tramite i trincarini alle zone timoneria e cucina, che sono separate dal salone da eleganti porte scorrevoli a specchio, garantendo così la privacy ad armatore ed ospiti. Il layout del lower deck prevede fino a 4 cabine, tutte con bagno separato, 3 matrimoniali di grandi dimensioni e una cabina con letti singoli. Tutti i letti sono posizionati in senso longitudinale rispetto all'asse poppa prua per garantire il miglior comfort durante il riposo. La cabina armatoriale a tutto vaglio, posizionata a centro barca, ha una cabina armadio e un angolo studio o beauty corner che regala sensazioni da grande suite di lusso. Eleganza sofisticata e grande comfort, arricchite anche qui da sistemi di intrattenimento e domotica. Un elegante disimpegno ci porta dalla cabina armatoriale a quelle degli ospiti. La seconda e la terza cabina dispongono la prima di un letto matrimoniale aggirabile, mentre quella di sinistra è provvista di due letti gemelli, sempre con bagno separato e ad uso esclusivo della cabina. Comoda anche la cabina marinaio, con accesso separato rispetto al resto degli ambienti, composta da due cabine, una singola e l'altra con due letti a castello. Questa zona ospita anche la lavanderia con lavatrice e asciugatrice. La cabina si completa di bagno con sanitari e locale doccia separato, oltre ai pannelli di accesso a tutta la strumentazione di bordo. Dalla cabina dell'equipaggio, inoltre, vi è l'accesso principale alla sala macchine, mentre quello di emergenza si trova nel pozzetto. Il 78 è equipaggiato con tre motori Volvo Penta D13 IPS 1350 da 1000 cavalli l'uno. Il serbatoio carburante, realizzato interamente in vetro resina e disposto lungo la chiglia, ha una capacità massima di circa 6000 litri. Alla velocità di crociera di circa 26 nodi possiamo percorrere circa 400 miglia di navigazione. La velocità massima che si può raggiungere con questo yacht è di circa 32 nodi. Ad alimentare tutte le utenze di bordo ci sono due generatori Kohler da 18 kW che possono lavorare in contemporanea o singolarmente in base alle richieste delle singole utenze. I principi che guidano la produzione Cranky Yachts sono l'efficienza e l'ergonomia. Mai come in questa fase, la parola d'ordine di Cranky Yachts è futuro. Investiamo con convinzione su tecnologia e design, facciamo ricerca, rinnoviamo i prodotti e puntiamo il nostro sguardo sempre verso le prossime sfide. Il lancio del 78 nel 2020 segue il debutto di nuovi modelli molto originali come il 26 Classic, il 26 Rider, il 46 Luxury Tender, che si sono affermati come veri e propri classici contemporanei. Imbarcazioni innovative che aiutano ad affermare il nostro brand come più evoluto e più elegante. Se i nostri primi 150 anni sono stati straordinari, i prossimi lasceranno tutti senza fiato.